Hakeem Olajuwon nasce il 21 gennaio del 1963 a Lagos, in Nigeria. Terzo di 6 figli ed appartenente alla tribù Yoruba, un vasto gruppo etnolinguistico diffuso principalmente in Nigeria, ma anche in Benin, Togo e Sierra Leone. Figlio di una famiglia borghese, cresce con la classica passione del calcio e diventa rapidamente un ottimo portiere. Ma ciò che stupisce è la sua innata propensione multidisciplinare. Eccelle anche nella pallamano e a breve nella pallacanestro. A notarlo in giovane età fu Richard Mills, CT della nazionale nigeriana di basket. E come non notarlo, un Marcantonio di 2 metri nel bel mezzo di una partita di calcio giovanile in Nigeria. Mills, un californiano capitato per caso a fare il coach della Nigeria, lo prende sotto la sua ala e sebbene i primi anni siano complessi, lui non demorde e comincia ad insegnargli tutti i fondamentali della palla a spicchi, ma il movimento di piedi e l'agilità rimangono quelli di calcio e pallamano. Nel giro di qualche anno comincia ad attrarre una certa attenzione mediatica e nel 1979 le prime relazioni degli scout NBA. Il suo sogno è di andare a studiare negli Stati Uniti, ma per farlo ha bisogno di una vetrina. Questa appare magicamente nel 1980, quando Chris Pond, impegnato alla guida di una rappresentativa della Repubblica Centrafricana, lo fa partecipare ad un allenamento a Lagos. Hakeem stoppa qualsiasi cosa si muova e Pond, folgorato da questo fenomeno e sorpreso dalla sua indole da gentiluomo, comincia a lavorare per trovargli una sistemazione negli States. Tramite l'ambasciata americana e interminabili, lunghissime chiamate intercontinentali, Pond trova il modo di inviare quel ragazzotto di 210 cm da Lagos direttamente in un college americano. Le opzioni sono 2 e a vincere, grazie ad un lancio di monetina, sarà Houston University di Coach Lewis. Ma Lewis vuole vederlo di persona, non crede alle notizie in arrivo dall'Africa e vuole capire con chi ha a che fare. Hakeem, nel giro di qualche giorno, si prepara e parte, da solo, verso il grande sogno americano, senza comunicare a Lewis la sua data di arrivo. Il giovane Hakeem arriva senza grossi intoppi a Houston University, ma non trova nessuno ad accoglierlo. Questo perché nessuno sapeva sarebbe arrivato così in fretta. Il primo provino non è un granché, ma Coach Lewis intravede del potenziale e gli concede la borsa di studio. Hakeem, da Lagos, arriva al college. Durante il primo anno non gioca mai, proprio perché è estremamente grezzo, ma l'università lo affianca Moses Malone, che lo prende sotto la sua ala protettrice. L'allievo cresce e nel giro di pochissimo tempo riesce a competere col suo mentore. Si narra di sfide grandiose tra i due in quel di Houston. I Cougars di Houston hanno trovato il loro diamante. In una squadra che comprende tra gli altri anche Clyde the Glide Drexler, il giovane Olajuwon diventa immediatamente il most outstanding player a livello collegiale, pur perdendo la finale contro North Carolina. L'anno successivo Drexler entra in NBA e la squadra è di Hakeem, che a breve verrà chiamato The Dream. Un'altra finale ed un'altra sconfitta contro la Georgetown di Patrick Ewing. Dopo il terzo anno decide di andare in NBA, spinto dal fatto che la prima scelta si sarebbe giocata tramite monetina, sì ragazzi, monetina, tra i Rockets di Houston ed i Trail Blazers, squadra in cui era approdato il vecchio compagno Drexler. L'opportunità di rimanere a Houston è allettante ed il suo coraggio viene premiato. I Rockets, con la prima scelta assoluta nel draft del 1984, scelgono Hakeem Olajuwon. Il sogno americano si avvera. Un ragazzo partito da Lagos approda negli States, diventa il miglior prospetto di basket del continente e giocherà a Houston, dove ha studiato ed ha imparato il gioco. Tutto perfetto. Fin dal primo anno, Hakeem è incontenibile. Solamente un Jordan irreale gli strappa il titolo di rookie dell'anno, ma la sua prepotenza fisica, in coppia con quella di Ralph Sampson, mettono a dura prova tutte le altre franchigie NBA. Olajuwon Sampson saranno le prime Twin Towers in NBA, copiate poi dalle famose torri di San Antonio. Nel 1986 è la consacrazione. Olajuwon elimina i Lakers di Magic e Karim nei playoff con un sonante 4-1 ed è la prima finale NBA contro i Celtics di Bird, Parrish, McHale e Bill Walton. Pare l'inizio di un brillante futuro per il giovane roster di Houston, ed invece, nella stagione successiva, quel roseo futuro evapora in uno schiocco di dita.
In seguito alla morte di Len Bias, dovuta principalmente a droghe, viene squalificato l'intero backcourt di quei Rockets per 2 anni e mezzo, proprio perché positivi ad un test antidroga. John Lucas lascia ed i Rockets si trovano completamente spaesati. Alcuni dicono sia stato fatto per favorire nuovamente il dualismo Bird-Magic. Questo, francamente, non lo sapremo mai. Sta di fatto che sebbene Hakeem continui ad impressionare e a giocare divinamente, sfiorando anche una quintupla doppia nel 1987 con 38 punti, 17 rimbalzi, 12 stoppate, 7 rubate e 6 assist, i texani non riusciranno più a ripetere l'exploit del 1986, almeno fino agli anni 90, quando lentamente ma inesorabilmente cominciano a costruire un roster che di lì a poco avrebbe vinto tutto. Dopo stagioni sottotono arriva finalmente la svolta. Rudy Tomjanovich viene promosso a capo allenatore e disegna la franchigia attorno a quel ragazzo africano. Attorno a lui grandi tiratori, un giovane come Horry, un cattivo come Vernon Maxwell e la sua classe che illumina tutto e tutti. Le spaziature di quei Rockets sono splendide e lui nel pitturato ha tutto lo spazio che serve per muovere quei suoi piedi fatati. Nasce e si perfeziona il suo movimento cult, il Dream Shake. Continui giochi di perni, mani vellutate e una fisicità insospettabile. È il centro perfetto ed è un centro moderno, poco statico, molto mobile e con una varietà di soluzioni offensive irreale per l'epoca. Se parliamo di trademark moves, i primi che ci vengono in mente sono il gancio cielo di Jabbar e il Dream Shake di Hakeem, senza dubbio. Quel suo footwork ispirerà intere generazioni di lunghi e non. Gli stessi Kobe e LeBron sono stati suoi allievi per imparare quei leggiadri movimenti d'area, ma andiamo oltre. La NBA è dominata dai Bulls, ma tra il 94 e il 95 si apre una finestra che non può non essere sfruttata. La sua devozione verso l'Islam, che si rafforza nei primi anni 90, lo convince ad aggiungere la lettera H al suo nome e in definitiva ne accresce la popolarità. Le sue notevoli prestazioni durante il mese del Ramadan fanno scalpore ancora oggi e sono un efficace esempio della sua impressionante durezza mentale. Nel 1994 domina per l'intera stagione e fa a fette Patrick Ewing e la batteria di lunghi Knicks alle Finals. Titolo numero 1 ed altra sconfitta per Pat Riley contro l'africano. MVP stagionale, MVP delle Finals e Defensive Player of the Year in un colpo solo. Nel 95 Houston rischia con lo scambio Otis Thorpe-Clyde Drexler. La coppia Hakeem-Clyde si ricongiunge dopo l'epoca NCAA. Drexler non gioca una grande regular season, ma sale di colpi nei playoff. Hakeem invece domina ancora. Spinto da qualche critica di troppo, nei playoff dimostra ancora una volta di essere il miglior centro. Regola l'MVP David Robinson e poi alle Finals, un giovanissimo Shaq, umiliandolo nel vero senso della parola. Shaq non lo ammetterà mai, ma contro Hakeem non c'è stata storia. 4-0 e back-to-back NBA champion. Never underestimate the heart of a champion. Sarà l'ultima apparizione di Hakeem alle Finals. Il rientro di Jordan, l'ascesa del duo Camp Payton e soprattutto del duo di Salt Lake City Stockton Malone fanno prendere scelte scellerate ai Rockets. Negli anni successivi tenteranno di ricostruire una squadra da titolo affidandosi però a giocatori a fine carriera come Barkley e Pippen. Quasi quarantenne accetta l'offerta dei Raptors e al termine di una stagione costernata di infortuni decide di ritirarsi. La definizione migliore che si possa dare ad Hakeem e al suo gioco l'ha sicuramente data Win Butler, fondatore degli Arcade Fire e tifoso Rockets su The Ringer. Hakeem, per quanto mi riguarda, è stato più grande dei Beatles. Ogni volta che lo vedevi giocare ti rendevi conto della sua provenienza, da un luogo che aveva qualcosa di diverso. Era come osservare un ballerino per il modo in cui esprimeva il suo gioco come una forma d'arte e di creatività. Hakeem è stato colui che più di tutti gli altri ha dato il là all'avvento di giocatori come Duncan, Mutombo e lo stesso Embiid. È stato l'unico centro a cui anche le guardie e le ali andavano a chiedere consigli, proprio per la sua leggerezza nel movimento di piedi. Perché alla fine tutti aspirano al suo equilibrio tra forma e sostanza e allo stesso livello di dominio sul gioco che ha esercitato per oltre una decade. Hall of Famer 2008, Hakeem Abdul-Olajuwon.